finisce. Ok, buongiorno. Allora, oggi in queste due ore facciamo due cose diverse. Nella prima ora, che sta rapidamente finendo, parliamo di REST e JSON, mentre nella seconda ora proviamo a giocare, a fare qualcosa, anzi, con queste, che sono le lampadine della Philips, che sono le Philips Hue. Proveremo a fare un piccolo programmino che le accenda, le faccia cambiare colore in uno stile che si chiama Color Loop, che come capirete bene dal nome fa un loop di colori automatico per un tot di tempo e poi li spegniamo. Una cosa semplice ma che comunque ha le funzionalità di base, accensione, spegnimento e cambio colore. Questo nella seconda ora, così poi nella pausa monto questo che manca. E qualcuno l'altra volta mi ha chiesto se potevo videoregistrare la lezione e quindi ci stiamo provando. E speriamo che venga. Io l'anno scorso mi videoregistravo, lo schermo ovviamente, e usavo però l'audio del computer e ho messo il link alla playlist YouTube dove c'erano i video dell'anno scorso su DIR, quindi se qualcuno vuole vedere alcune delle lezioni dell'anno scorso sono su DIR e in parte sono sovrapponibili con quelle di quest'anno, in parte no. Allora, dicevamo, REST. Parliamo di REST, parliamo brevemente di JSON, che se non ricordo male avevate già detto di conoscere in parte JSON, non REST. Allora, REST, partiamo dalla definizione. REST sta per Representational State Transfer. E come dice questa pagina, è uno stile di architettura software per sistemi distribuiti. Non è un protocollo, non è una tecnologia, non è un linguaggio di programmazione, non funziona solo con Java, non funziona solo con .NET, non funziona solo con C#, ma è uno stile architetturale. Per sistemi distribuiti, quindi sistemi basati su tecnologie internet, guarda caso, rientrano benissimo in questa definizione. E REST è ampiamente utilizzato con HTTP, ma di per sé può funzionare con qualunque sistema distribuito, non importa che protocollo, che tecnologia sottostante usa. È stato inventato da quel signore lì, che adesso, o meglio, quando ho fatto lo screenshot lavorava ad Adobe, ed è stato l'oggetto della tesi di dottorato di questo signore. Quindi nella sua lunghissima tesi di dottorato ha raccontato tutto quello che c'è da sapere su REST, e qui ovviamente è la versione condensata e stringata. Essendo uno stile di architettura software, è totalmente indipendente dalla piattaforma, quindi non ha importanza se serve per esempio delle API su un server Linux o su un server Windows, perché è uno stile e giustamente indipendente dal linguaggio per lo stesso motivo, è basato su standard, nel senso che tipicamente gira, viene utilizzato con HTTP o HTTPS, e ovviamente se non stile architetturale può anche essere facilmente utilizzato in presenza di firewall. Il principio base, il concetto base che sta alla base di REST, di cui Representational State Transfer, un trasferimento di stato rappresentativo di rappresentazione, è la risorsa, che è la rappresentazione che si trasferisce e che rappresenta lo stato. Una risorsa è qualunque cosa che possa avere un'identità. Quindi un documento può essere una risorsa, un'immagine può essere una risorsa, un servizio, il servizio meteo può essere una risorsa, una collezione di risorse a sua volta una risorsa, e anche oggetti non collegati, anche oggetti non tecnologici, le persone, gli studenti, i mobili, le sedie possono essere risorse. Quindi qualcosa che si possa identificare in maniera chiara.
e la risorsa è il mapping concettuale a un'entità o a una serie di entità, quindi la sedia o le sedie, lo studente con matricola 1234 o tutti gli studenti di questa università, per esempio. Ed è quindi un mapping concettuale tra quello che si vuole rappresentare e quello che si vuole esporre. I principi principali del resto sono questi. C'è una risorsa, si rappresenta una risorsa che è una sorgente di un'informazione specifica. La sedia, lo studente, gli studenti di questo corso, eccetera. C'è un mapping fatto in un certo modo tra le risorse e delle URL. Quindi la sedia a un certo punto si trasformerà in un URL. La sedia, questa sedia, la sedia 5, si trasformerà in un URL. Tutte le sedie di questa stanza si trasformeranno in un altro URL. E adesso poi vediamo anche come. E i client, i server che utilizzano REST come stile architetturale si scambiano una rappresentazione di questa risorsa. E questa risorsa può avere differenti rappresentazioni. Quindi io voglio sapere tutto quello che c'è da sapere sullo studente con matricola 1234. E allora potrò avere una rappresentazione di questo studente in XML, che mi darà alcune informazioni, una rappresentazione di questo studente in HTML, quindi avrò una pagina web tradizionale, o una risorsa rappresentata in JSON, o in plain text, in vari tipi. Quindi la risorsa è quella che identifica una determinata entità, un determinato oggetto, una determinata persona, una determinata cosa, in tutti i sensi, che è mappata su un URL e poi viene rappresentata in realtà da una risorsa. La risorsa viene poi rappresentata con un file XML, un file HTML, con del contenuto testuale, con un'immagine, eccetera. E le operazioni su queste risorse vengono fatte sempre utilizzando i quattro metodi, principalmente utilizzando i quattro metodi HTTP, GET, POST, PUT e DELETE. E ogni metodo in REST ha un suo significato e un suo utilizzo. Quindi certi metodi si possono abbinare a certe risorse per fare alcune cose, altri metodi no, o è sconsigliato farlo. Prima di arrivare al sodo, vediamo che ci sono due tipi di risorse. Ci sono gli oggetti singoli, le risorse singole, e le collezioni di risorse, come vi ho detto, gli studenti e lo studente con matricola 1234. Ovviamente la collezione di risorse rappresenta un insieme o una lista di oggetti e hanno un formato come URL slash il nome della risorsa, il nome della collezione. Per esempio, se noi avessimo un server REST che avesse delle API per questa università, ipotizziamo, che è pubblicata all'indirizzo api.uniupo.it, potremmo avere la collezione students, che rappresenta tutti gli studenti dell'università. Oppure, sempre con lo stesso dominio, potremmo avere la risorsa courses, quindi la collezione che rappresenta tutte le risorse di tutti i corsi di questa università. Quindi la collezione è questa parte, la risorsa è questa parte qui, in fondo, student, courses, chairs, eccetera, ed essendo una collezione è sempre plurale. Gli elementi invece identificano un singolo oggetto, un singolo elemento, una singola parte di questa collezione e le sue proprietà, ovviamente, e sono scritte nel formato slash il nome della risorsa, il nome della collezione, slash un identificativo di quella collezione. E l'identificativo dipende sulla base della collezione. Per esempio su courses potrebbe essere i numeri dei corsi, le sigle, in questo caso MF0165, per esempio. Perché è un identificativo che in questo caso è univoco e quindi va bene. Nel caso degli studenti, come in questo caso qui sotto, potrebbe essere S
per indicare lo studente, la matricola dello studente, per esempio, e poi la matricola numerica dello studente. Potremmo avere, per esempio, una risorsa people, invece di students, e quindi dove questa S qui, della singola risorsa, sta a identificare che tra le persone coinvolte in questa università ci sono quelle che sono studenti, per cui la matricola inizia con S, e ci sono quelli che sono personale, per cui la matricola inizia per esempio con la D, se sono docenti, o con la T, se sono tecnici, o così via. Quindi si potrebbe avere una collezione più generica, people invece di students, e poi distinguere la categoria in parte in base anche all'ID, per esempio. Questo, ovviamente, come si rappresentano le risorse, sia in termini di collezione che identificativo, sta al problema specifico per cui si sta utilizzando quello stile architetturale. Non c'è una regola fissa. Se uno vuole rappresentare gli studenti può andare bene così, se uno vuole rappresentare tutte le persone dell'università si può mettere people, e poi queste risorse in realtà si possono anche concatenare. Quindi voi potreste avere slash people, slash students, slash 1, 2, 3, 4, 5, 6, che è la matricola dello studente, eccetera. E queste sono le risorse e come si scrivono nell'URL. Le best practice per scrivere risorse in collezioni sono utilizzare dei nomi, non dei verbi, persone, sedie, studenti, eccetera, lampadine, dei nomi plurali perché sono collezioni e dei nomi concreti, quindi corsi, per identificare i corsi, non oggetti, che magari potrebbe andare bene lo stesso in certi casi, ma vogliamo essere più specifici con dei nomi concreti. Come vi dicevo, ogni azione che si può fare su queste risorse ha un suo metodo HTTP associato e può utilizzare questi quattro metodi HTTP. E hanno questi significati. Allora, questi quattro metodi HTTP, voi li conoscete, sono get, post, put e delete. Cosa fanno in genere get, post, put e delete? Get preleva un'informazione. La sottomette, una nuova informazione. E quando è che usate la get? Quando nella vita normale, diciamo, di tutti i giorni, quando è che usate una get? Non ho sentito. No, ma quando lo usate? In pratica? Quando andate, aprite un browser e scrivete un indirizzo, esatto. Una post quando lo usate, per esempio? Quando compilo un form, quando faccio il login? Ok. Una delete non è nativo nel browser, senza JavaScript. Qui è abbastanza simile il concetto. Una get serve per recuperare la rappresentazione di quella risorsa, eventualmente specificando quale tipo di rappresentazione voglio, se ce ne fosse più di una. Quindi io potrei avere una get su students e avere l'elenco di tutti gli studenti che sono in questa università e poter specificare che per esempio lo voglio in XML, oppure lo voglio in HTML, oppure lo voglio in JSON. E una get si applica sia alle collezioni, quindi tutti gli studenti, sia ai singoli individui di quella collezione. Quindi get tutti gli studenti è valido, è accettabile, è corretto in REST, get lo studente con matricola 1234 è di nuovo accettabile e corretto in REST. Ovviamente cambierà il tipo di informazione che otterrò. Facendo una get su una collection otterrò probabilmente l'elenco e qualche informazione di base di tutti gli studenti, per esempio. Facendo una get sulla singola matricola dello studente otterrò magari informazioni più precise su quello studente. Quindi non solo magari il nome e il cognome, ma la data di nascita, quanti esami ha superato, eccetera, eccetera, eccetera. In quale corso è iscritto e così via. E questa è la get. La post serve invece a creare una nuova risorsa, una risorsa che è data nel body della richiesta. In che formato? Nel formato della rappresentazione che state utilizzando. Quindi se il vostro servizio REST utilizza XML, la nuova risorsa sarà da creare in XML.
se il vostro servizio REST utilizza JSON, la risorsa avrà come richiesta, come corpo della richiesta POST, un JSON che corrisponderà alla nuova, risorsa da creare. La POST viene utilizzata sulle collection. Mentre la GET si può fare GET collezione slash individuo, la POST agisce sulle collection e crea un nuovo individuo. Non è valido fare una POST su collezione slash individuo. La PUT serve invece per aggiornare un elemento che è già esistente. Di nuovo, i dati da aggiornare sono nella richiesta, nel corpo della richiesta della POST, della PUT. E principalmente viene utilizzata per aggiornare le proprietà di elementi già esistenti. La DELETE, direi che è abbastanza chiaro cosa faccia, cancella degli elementi. Allora, se ne abbiamo queste due risorse, per esempio una collezione nella prima riga e un individuo, la collezione che rappresenta tutti i cani, non del mondo, ma diciamo di un canile, e l'altro invece, la seconda riga, è uno specifico cane che c'è presente in quel canile in quel momento. Allora, vedete che la get applicata alla risorsa collezione dà la lista di tutti i cani, mentre la get applicata alla singola entità, al singolo individuo, mostra le informazioni relative al cane che è identificato con un ID e quindi che è univocamente identificato da 1, 2, 3, 4 in questo caso. La POST sulla collezione vi permetterà di aggiungere un nuovo cane alla vostra rappresentazione, al vostro modello, diciamo. E quindi qua, si utilizzerà, se fossimo in un canile, per aggiungere un cane che è stato appena aggiunto, che è appena arrivato nel canile. Una POST, come vi dicevo, sul singolo individuo è sbagliato ed è errore. Quindi non si può fare una POST sul singolo individuo. Perché di nuovo la POST serve per creare un nuovo individuo agendo sulla sua collezione. Una PUT sull'intera risorsa è possibile, ma è sconsigliato, perché una PUT sull'intera collezione sta a significare che volete fare un aggiornamento completo di tutti i dati della collezione. Allora, questo è ovviamente possibile, perché non c'è niente che tecnicamente o di principio lo vieti, ma dato che per come funziona la PUT voi dovreste rimpiazzare l'intero contenuto che otterreste facendo la get sulla collezione con un nuovo contenuto, voi dovreste, se volete cambiare solo due dati su una lista di 100.000 cani, comunque ripassare l'intera struttura, l'intero JSON, l'intero XML, che rappresenta tutti i 100.000 dati con solo quei due campi aggiornati. Allora, è possibile, ma ovviamente è sconsigliabile di fare, anche perché se uno si dimentica alcuni di quei campi, in realtà si ottiene l'effetto di cancellare delle informazioni. Mentre una PUT è ovviamente consigliata e molto utilizzabile sulla risorsa singola, dove se esiste una PUT sulla singola risorsa docs 1234 aggiorna le informazioni relative di quel cane lì. Per esempio, sempre sui cani, potrebbe essere stata fatta una vaccinazione in più e quindi facendo un aggiornamento su quella risorsa, su quell'individuo, aggiornate le informazioni per esempio sulla vaccinazione. In maniera simile la delete. Si può ovviamente fare una delete su un'intera collezione, ma dato che una volta che l'avete cancellata è cancellata, in genere sulla collezione si evita di fare una delete in modo da evitare anche per sbaglio un bulk delete di tutta un'intera collezione. Più che altro in questo caso per evitare errori. E quindi si vieta tipicamente la cancellazione su un'intera collezione, mentre ovviamente si permette di cancellare la singola individuo nel caso ci fosse bisogno. Quindi, fatemelo ripetere, due tipi di risorse, collezione e individuo all'interno della collezione, con la get
sulla prima URL ottenete una lista di tutti gli elementi, con una post su quella, sulla prima URL ottenete una creazione di un nuovo individuo appartenente a quella collezione, una put farebbe un aggiornamento dell'intera collezione, ma occhio, rimpiazzando, voi dovete, facendo una put sull'intera collezione, rimandare l'intera collezione aggiornata, non solo il dato da aggiornare, e una delete cancellerebbe l'intera collezione, le ultime due sarebbe bene evitarle, mentre una get sul singolo individuo, dogs 1234, mostra le informazioni specifiche di quell'individuo, una post sul singolo individuo dà errore, è sbagliato, una put su quel singolo individuo, se esiste, aggiorna le informazioni relative al cane, occhio che se volete rispettare come è fatto la put e in REST, e i meccanismi in REST, voi dovete dare l'intera rappresentazione della risorsa da aggiornare. Quindi, come nel caso del cane, se voi volete aggiornare la data di un vaccino, non basta passare la proprietà del vaccino, ma dovete ripassare l'intera rappresentazione del cane che avrà quel campo aggiornato. E la delete, invece, serve per cancellare l'intera risorsa. E in pratica, questa cosa che vi ho detto sulla put, in cui da manuale dovreste ripassare l'intera rappresentazione dell'oggetto, dell'individuo da aggiornare, anche se dovete cambiare un solo parametro, in genere non lo si fa. In genere si permettono sia di avere un intero oggetto da passare, da aggiornare, quindi l'intera rappresentazione, sia avere il singolo campo da aggiornare, poi sta al server REST, in questo caso, capire se gli state passando l'intera rappresentazione, quindi sostituirla, oppure andare a fare una sostituzione mirata sui campi che gli state passando. In realtà questa seconda parte, la sostituzione mirata di campi che gli state passando, sarebbe da fare con un altro verbo HTTP, che è poco utilizzato e che è un aggiornamento parziale di una risorsa, che è patch. C'è un verbo HTTP che si chiama patch e che in REST si può utilizzare per fare il patch di una singola risorsa, quindi per aggiornare una porzione. In pratica in pochissimi la usano e quello che si fa è si usa il put sia per l'aggiornamento completo della risorsa sia l'aggiornamento di una piccola porzione della risorsa e si gestisce quello nel server. Però di per sé, appunto, da manuale, da regole, il put dovrebbe ricevere l'intera risorsa aggiornata, anche se si tratta di aggiornare un singolo campo. E come vi accennavo prima, le collezioni si possono concatenare e quindi ci possono creare delle relazioni nelle URL, rispettando sempre questi verbi HTTP e queste azioni, anche all'interno della relazione. Quindi, per esempio, uno può avere una collezione, una risorsa, un identificatore all'interno di quella collezione e poi di nuovo un'altra collezione che avrà il suo identificatore e così via. In teoria, così via all'infinito. In pratica, dopo due o tre passaggi è consigliato fermarsi, perché vuol dire, tipicamente, se voi mettete troppi passaggi, collezione, risorsa singola, collezione, risorsa singola, collezione, risorsa singola, c'è qualcosa, come avete voi strutturato le vostre API REST, che non funziona, perché ci sarebbero troppe relazioni l'uno dentro l'altro. Quindi, per esempio, è lecitissimo per fare students, la matricola dello studente, courses. In questo caso una get a quell'indirizzo vi darebbe... è una get su una collezione, quindi vi darebbe i corsi di quello studente specifico. E l'altra, courses, ID del corso, students, vi darebbe gli studenti iscritti in quel corso. E qui, dopo courses, se voi scrivete slash MF0165 avete i dettagli di quel corso, se quel corso è ovviamente seguito da quello studente. Quindi queste cose si possono concatenare.
Come vi dicevo, ci sono vari tipi di rappresentazioni che possono essere utilizzate, è libero da questo punto di vista. Le rappresentazioni sono ritornate con la get, perché chiedete delle informazioni, e sono mandate con la post e col put. E principalmente, al giorno d'oggi, viene utilizzato il JSON. Alcune volte viene utilizzato l'XML ancora, nell'API REST. Ma in alcuni casi, per alcuni casi specifici, per esempio, si possono utilizzare JPEG, si può utilizzare SVG, si possono utilizzare altri tipi di formati, per esempio per rappresentare le immagini. Da questo punto di vista, REST non prescrive niente. Qualunque rappresentazione è accettabile, anche la rappresentazione che domani vi inventate. Quello che vi sto dicendo qui, con mainly XML e JSON, è che oggi in pratica si utilizza principalmente il JSON e un po' meno l'XML per le rappresentazioni testuali, mentre per altri tipi di rappresentazioni come immagini ovviamente si utilizzano i formati immagini. E il formato, questo formato può essere specificato in tre modi, dove il primo è quello più comune, in pratica più comune, o nell'header della richiesta, dammi la risorsa in JSON, quindi con l'header accept application JSON, o come estensione, quindi c'è la collezione, c'è l'identificativo, .json, .xml, .jpeg, oppure come parametro aggiuntivo alla richiesta, per esempio punto di domanda format uguale JSON, format uguale XML e così via. Questo dipende dalle singole implementazioni delle API, la prima è quella più comune. Nel caso in cui ci sia una sola tipo di rappresentazione che si può restituire o mandare, ovviamente questo può essere opzionale. Però di nuovo dipende dalla singola implementazione, dalla specifica implementazione. Allora, giusto per dare un'occhiata a un po' di API REST della vita reale, io qui ho linkato 4 API REST o simili. Per esempio GitHub ha delle API REST per interfacciarsi con il servizio, con il repository, con i dati che voi caricate, eccetera. E Twitter ha anche lei delle API REST per, di nuovo, agganciarsi e recuperare Twitter, recuperare le informazioni dell'utente, eccetera. E Facebook ha anche lei delle API REST. Google Calendar, per esempio, hanno anche loro delle API REST per recuperare i dati dei singoli calendari della singola persona. Le Philips Hue, che è quello che vedremo dopo, ha delle API, diciamo, REST. Anche loro hanno delle API, diciamo, REST, in questo caso, e per recuperare, per interagire con l'hub e con le lampadine. Allora, vediamo giusto... Apriamo questo di Google, che... Anche per vedere come sono strutturate un po' la documentazione di queste API, nel caso in cui vi servissero. Allora, per esempio, qui Google dice, noi abbiamo diverse risorse, vedete che sono tutti plurali, a parte una, che è calendar list, che però è list, indica già più di un elemento. Gli altri sono calendars, channels, colors, events, settings. Sono tutte collezioni plurali. Prendiamo per esempio calendars. Allora, calendar. Vedete che è strutturato come ci aspetteremmo fosse strutturata un API REST. Quindi ha HTTPS, in questo caso, il nome del dominio, googleapis.com. Poi ha una parte che non fa ancora parte dell'API REST, ma fa parte della definizione di API, che è calendar V3. Questo perché? Perché sotto Google APIs, come immaginerete, non c'è solo calendar come API, ma ci sono tutti i servizi Google. E quindi
potevano anche fare un calendar.googleapi.com. Hanno scelto di fare un unico dominio principale, googleapis.com, e poi avere calendar, immagino YouTube, immagino altri servizi. Dopodiché una cosa che tipicamente c'è nell'API REST è la versione attuale o la versione di cui si sta chiedendo l'API, in questo caso la versione 3, mettendo a un certo punto nella storia, mettendo V2, si sarebbero utilizzati le chiamate e le rappresentazioni appartenenti alla versione 2, che è la versione precedente di queste API. Tipicamente lì c'è sempre il numero della major version, quindi c'è la versione 3, difficilmente c'è la versione 3.1.1 scritta nella URL. Finché non si passa alla versione 4, si mantiene V3 come API, in modo che anche nelle URL una major version sia incompatibile col passato. Fatemi aprire una parentesi sul numero di versioni. Voi sapete la differenza tra minor, major, version di un qualunque pezzo di software o prodotto software o API? No. Allora, l'idea è questa. La major version è il primo numero che compare in una versione. Quindi un software 1.0 ha come major version 1. 2.0 ha come major version 2. Tra le major version non è garantita, e tipicamente non è così, tipicamente non lo è proprio, non è garantita la compatibilità, la retrocompatibilità. Quindi nel momento in cui usate la versione 2, non potete aspettarvi di default che quello che voi utilizzate per la versione 2 funzioni con l'API della versione 1 e viceversa. Se voi utilizzate qualcosa nella versione 1 e lo utilizzate nella versione 2, potete aspettarvi che non funzioni. Poi magari non è così, ma di default le major version indicano un cambiamento sostanziale, distruttivo, tra una versione e l'altra. I cambiamenti non sostanziali, non distruttivi, sono le minor version. Quindi dalla 3 alla 3.1, dalla 3.1 alla 3.10 sono tutte minor version e mantengono un certo livello di retrocompatibilità. Sono tipicamente aggiunte. E poi ci sono le versioni di patch, che sono minor. Quindi la 3.5.2. Questo punto 2 è una piccola modifica rispetto alla minor all'interno della major. Questo punto 2 tipicamente sono la patch version, che quello che ho chiamato patch version, sono tipicamente piccole modifiche per magari migliorare la sicurezza, per chiudere debachi, per aggiungere un dettaglio a una rappresentazione, eccetera. Però le minor e i suoi, diciamo, discendenti sono quasi sempre retrocompatibili, perfettamente retrocompatibili con le versioni precedenti. E quindi se voi utilizzavate un API, una certa chiamata con una certa rappresentazione nella versione 3.1 e adesso c'è la versione 3.5, tutto dovrebbe continuare a funzionare per come vengono definite queste cose. Mentre appunto tra la 3 e la 4 vi dovete aspettare che nulla funzioni. Quindi lì si mette tipicamente la major version. Versione 3, versione 4, versione 5. E ovviamente quando esce la versione 3 c'è sempre un periodo, come c'è stato per Google, di transizione in cui Google mantiene la versione 2 attiva e vi dice occhio che fra un anno però la versione 2 non funziona, dovete migrare tutto il vostro software alla versione 3. Se no non potete più utilizzare i miei servizi. E dà un certo tempo per farlo. Adesso, questo siamo in una situazione abbastanza stabile qui in questo caso, e però se capitate in un periodo in cui ci sono la versione 3 sta nascendo e la versione 2 sta andando verso il fine vita, e trovate anche un warning all'inizio della pagina che dice occhio che se usate la versione 2 dovete muovervi alla versione 3, perché la versione 2 dal 15 gennaio 2019 non funzionerà più. Boom, e dal 16 gennaio quelle chiamate vi daranno 404 not found o 500 internal server error. Non funzioneranno più. E quindi sta lo sviluppatore stare aggiornato a mano su quello che succede con le API dei prodotti che vuole utilizzare. Quindi, torniamo qua, tutta questa parte iniziale da V03 in giù fa parte, diciamo così, del dominio. Fa parte dell'API, della URL di base dell'API di Google Calendar. La parte che viene dopo
e invece la parte REST, che a questo punto è strutturata come ci aspettiamo: calendars, la collezione dei calendari, e l'ID del singolo calendario. Dove tipicamente nella documentazione vi spiega anche che cos'è il calendar ID, di che formato è fatto, in questo caso una stringa, e che cosa è. E l'identificatore del calendario, che serve per trovare l'identificatore, il calendario, da, per chiamare il metodo precedente e accedere ai vostri calendari. Se volete accedere al calendario primario dell'utente, a quello di default, basta usare come identificativo primary. Vi dà anche un suggerimento di utilizzo. Vi dice se ci fosse bisogno di qualche tipo di autorizzazione e come ottenerla. Ovviamente, essendo una GET, non ha un request body e ha una risposta, essendo una GET, che è strutturata in questo modo. Quindi questo è il JSON, che voi già conoscete, e ha questi campi. Alcuni sono fissi, come kind, altri invece dipendono dal tipo di richiesta che avete fatto. Quindi, per esempio, la time zone dipende ovviamente dalla time zone di default di quello specifico calendario richiesto, di quell'evento specifico. E anche qui, in questo caso, nella risposta ci sono i vari tipi di proprietà su come, che tipo sono e che cosa possono contenere. Per esempio, allowed conference solution types può essere di tre tipi: hangout, l'hangout di Google, un hangout con nome o un evento di un hangout, un evento con nome di un hangout, oppure una chiamata hangout attiva, per esempio. E poi in questo caso c'è anche un esempio di utilizzo di queste API con l'SDK che viene fornito in questo caso da Google, perché è vero che loro forniscono delle API REST che possono usare la GET, la POST, la PUT, la DELETE, come abbiamo visto, ma forniscono anche poi delle SDK, delle librerie per poter interagire direttamente tramite codice con queste API. E loro, in questo caso, nel caso di Google, lo forniscono in quattro linguaggi diversi. Quindi Java, Python, PHP e Ruby. Ufficialmente. E poi ci sono tutte le librerie non ufficiali che implementano le chiamate a queste API, e quindi voi, non utilizzando queste SDK, queste librerie, non farete mai la GET esplicitamente a un certo indirizzo e parsificherete il JSON, ma otterrete già un oggetto, in questo caso Java, che ha le informazioni che vi serve. E nel caso addirittura di Google c'è anche il modo per provare al volo queste API, per capire come funzionano, cosa restituiscono, eccetera. Prendiamo solo un altro esempio, giusto per vedere somiglianze e differenze. Allora, vedete che anche qui, per caso, le API sono la versione 3. Adesso è la versione 3 come Google, ma poteva essere la versione 5. Anche lui ha una sua versione, con gli stessi meccanismi che vi ho raccontato prima. Prendiamo anche qui per esempio il repository, magari un altro. Ok, allora questa è di nuovo una API REST, perché ha una collezione users, ha lo username, quindi l'identificativo dell'utente all'interno di quella collezione, e poi prende tutti i repository di quello specifico utente su GitHub. E cosa restituisce? Ha dei parametri, questa richiesta. Questa restituisce i repository pubblici di quell'utente, ha dei parametri, come prima,
E in questo caso la documentazione di GitHub qui in questa pagina non mostra, per esempio, il tipo di risposta che si ottiene. E poi vedete che, per esempio, GitHub ha anche delle piccole variazioni sul tema REST. Questa qui, per esempio. Questa non è propriamente una risorsa scritta in modo come RESTful, come vi ho detto. Non c'è una, la collezione qui è repos, ma user non ha una collezione precedentemente, non è un ID. Questo è una scorciatoia, una variazione rispetto alle API REST di GitHub, per dire dammi i repository miei, dell'utente corrente, dell'utente loggato. E l'equivalente, in un certo senso, se uno avesse solo repository pubblici, di scrivere gli users, qui l'username del singolo utente, del mio, il mio username e i miei repository. Quindi questa qui con il mio username, o questa qui che non ha parametri, user è proprio da scrivere così, non è username, se avessi solo repository pubblici mi darebbero la stessa risposta. È una scorciatoia per prendere i repository del singolo utente. Dove la differenza è che questi possono anche essere repository privati dell'utente. O si possono recuperare, credo, i repository anche dove l'utente è un collaboratore, quindi non solo i tuoi, ma anche dove tu hai collaborato. Quindi ha un ampio, ha un insieme di risposte più ampie. E per vedere una risposta, ok, per esempio questa è una risposta su una URL diversa, di nuovo viola un pochino REST, ha una collezione repos, ha l'identificativo dell'owner di quel repository, che non ci aspettiamo invece, perché lì ci vorrebbe l'identificativo della collezione, e poi c'è l'identificativo della collezione. Questo qui dà di nuovo tutti i repository e dà le informazioni su un repository specifico di uno specifico owner. E questa è per esempio la risposta, assolutamente breve e assolutamente leggibile, che GitHub, corta anche, che GitHub dà, con tutte le informazioni su quel repository. Ovviamente, insieme alla risposta, essendo utilizzando HTTP, voi ottenete anche un cosa otterrete? Un 200 ok. Quindi utilizza, se tutto va bene ricevete la risposta, se fate un post e tutto va bene ricevete 200 ok, utilizzando gli stati, i messaggi di stato di HTTP, se qualcosa va male ricevete i messaggi di stato di HTTP, 404 not found, se fate una get su una risorsa che non esiste, 500 internal server error, se scatenate un errore nel server e così via. Da quel punto di vista utilizza HTTP come tutti gli altri. E queste le vediamo fra poco. Scusi, se viene fatto una get sull'intera collezione, sì, viene restituita una lista solo dei identificativi o viene restituita tutta l'informazione di ogni singolo elemento di quella collezione? Allora, tipicamente non vengono restituiti tutte le informazioni di tutti gli elementi di tutta la collezione, perché sarebbe fin troppo informazione. E tipicamente non viene neanche restituita una lista con solo identificativo, ma viene restituita un identificativo e magari le sue proprietà principali. Per esempio, se noi chiedessimo agli studenti, quello che in genere si fa è la matricola, perché magari l'identificativo è il nome e il cognome, giusto per avere qualche informazione per capire se continuare a fare richieste specifiche o fermarsi là. Va bene, come vi dicevo, quando ci sono errori
ma anche quando le cose vanno bene si possono utilizzare, si utilizzano in status code HTTP. In alcuni casi, per esempio nel caso di Google, è richiesto un'autorizzazione che va passata negli header di ogni richiesta. Per esempio nel caso di Google, Google utilizza OAuth 2. Quindi il processo che capita quando volete utilizzare l'API di Google, sia tramite l'SDK o tramite direttamente tramite le chiamate HTTP, è che c'è una fase in cui si apre il browser e vi chiede di inserire il nome utente password, per le vostre nome utente password. A quel punto voi vi autenticate, in cambio vi restituisce un codice simile a questo, che va messo da quel punto in poi in tutte le richieste HTTP che fate rispetto a quelle API, per essere autenticati e poter quindi fare, essere autorizzati a fare quelle chiamate, per esempio accedere alle mail o accedere al calendario di una persona. E ci sono ovviamente API che non richiedono autenticazione, API che richiedono, che possono richiederlo o no, per esempio GitHub permette di fare alcune chiamate senza autenticazione e altre invece sei obbligato ad essere autenticato. E Twitter, per esempio, usa OAuth non 2, OAuth la versione precedente, e ha solo una chiave, una serie di chiavi che vengono prese dalla parte developer di Twitter. Si crea in genere un'applicazione su Twitter e vi dà come chiavi di autenticazione quelle chiavi che voi copiate e incollate nel vostro codice e non cambiano mai. Amazon fa una cosa simile. Ovviamente, essendo in HTTP, si possono utilizzare essendo basato sull'infrastruttura HTTP, si può utilizzare tutto quello che il protocollo HTTP e le sue tecnologie correlate danno, quindi proxy, caching, gli expire, eccetera, eccetera, anche per gestire le API. E qui c'è una lista di linee guida, che sono praticamente le cose che ho detto, quindi i nomi plurali per le collezioni, docs, l'ID per le singole entità, le associazioni, collezione, identificativo, altra collezione, i metodi che si possono utilizzare, post, get, put, delete, e cercare di utilizzare nomi concreti, specifici, docs e non animals, students e non people, anche se prima ho fatto questo esempio, e cose così. Ma è giustamente il riassunto di quello che ho già detto. In genere, come abbiamo visto per Google e per GitHub, si aggiunge il numero di versione direttamente nella URL, V1 docs o V2 docs, come per Google Calendar e per GitHub. Si dovrebbero utilizzare gli status code e ci sono varie altre considerazioni, per esempio se il client non supporta i metodi HTTP, tranne il GET, si può provare a fare questa schifezza e mettere un punto di domanda method post per cercare di mappare la richiesta effettiva, anche se arriva su GET, con quello che volete fare. E due parole sul JSON, che già lo sapete, che già mi avete detto di saperlo, e quindi questo chiude REST. Essenzialmente faremo poi una lezione in cui costruiremo un server REST partendo da che API, che risorse rappresentiamo, che collezioni rappresentiamo, che richieste facciamo fare e che risposte otteniamo in cambio, e poi lo implementiamo. Quindi faremo poi un server REST vero e proprio e una sorta di API REST vero e proprio. Sì. No. RESTful viene utilizzato come aggettivo, diciamo. Dunque, il JSON, come già sapete, sta per JavaScript Object Notation, è un sottoinsieme di JavaScript, è un formato di scambio dati. Da definizione è facile per gli umani da leggere e scrivere ed è anche facile per le macchine da parsificare e generare. Tranne quando è come quello di GitHub ed è 8 pagine di JSON, in quel caso non è facile da leggere. E, come sapete, JSON è costruito da due strutture, la collezione è una lista ordinata, dove la collezione a volte si chiama anche oggetto, e qua vado veloce perché mi avete detto che lo conoscete già, e un file JSON appare in questo modo,
Vi torna? C'è sempre una coppia nome-valore e la coppia nome-valore avvolta nel valore può avere a sua volta un altro oggetto, un'altra collezione che a sua interna va altre coppie nome-valore e ogni coppia nome-valore è terminata da una virgola. Dove questa è ovviamente una nuova oggetto, una nuova collezione che si associa a indirizzo e questa invece è una lista ordinata con dei numeri di telefono che sono sottolineati perché è PowerPoint ma non dovrebbero essere sottolineati. Ci sono diversi tipi che sono accettabili, sono le stringhe scritte tra virgolette e ci sono i numeri che invece si possono scrivere senza virgolette. E questi sono i grafici, non so se ve l'hanno fatto vedere, che rappresentano tutti i tipi di strutture dati che sono utilizzabili, realizzabili in JSON. Quindi o si parte con un oggetto, che a sua volta può avere poi una stringa, due punti, un valore, separato da virgola, un'altra stringa, un altro valore, eccetera, poi si chiude l'oggetto, oppure c'è un array, che al suo interno ha solo un valore singolo, molteplici volte separato da virgola, una stringa può essere ogni carattere Unicode, tranne le virgolette doppie e il backslash, e un valore può essere una stringa, un numero, un altro oggetto, quindi un'altra collezione, un array, true, false e null. E allo stesso modo qui è come si costruisce un numero, quindi una digit separato da uno zero, da un punto, se si vuole la parte decimale, e così via. E in fondo a queste slide ci sono un po' di link a REST e all'API design in maniera RESTful, tra cui la tesi di dottorato di quel signore che ha inventato REST, se siete curiosi, e in maniera equivalente c'è il sito ufficiale di JSON e l'ECMA 404 che definisce JSON come formato di scambio di dati, che di nuovo è un ECMA 404 perché è un sottoinsieme di JavaScript. Domande? Ok, allora facciamo 10 minuti di pausa, il tempo di montare quella roba e poi riprendiamo con un esempio sulle Philips Hue.